Dall'alleanza di PFP Valtellina ed ENAIP Lombardia prende le mosse un progetto unico a livello non solo lombardo ma anche nazionale. Una fondazione privata e un ente pubblico uniscono le forze dando vita a Valtellina Formazione, una fondazione che mette in rete il sistema della formazione professionale in provincia di Sondrio e si propone di ampliare la proposta di opportunità formative per i ragazzi del territorio, rispondendo meglio alle esigenze del sistema economico locale. Le premesse di questa intesa erano state poste un anno fa al Centro Vallesana di Sonda, lo struttura che per disponibilità di spazi e attrezzature didattiche, ricettività convittuale e ideale collocazione ambientale in un'area a forte vocazione turistica, vuole essere volano strategico dell'accordo, preparato da confronti e collaborazioni sviluppatisi negli ultimi 12 mesi. Veramente contento perché non era scontata questa conclusione, questo inizio, perché abbiamo collaborato con persone che non ci conoscevamo, ci siamo così visti e frequentati, e da lì è nata una sensazione positiva che potevamo andare a chiudere e fare questa fondazione di partecipazione. Da qui in avanti cambia un po' la prospettiva e nostra come modo di come centro di formazione e anche come programmazione generale dal punto di vista della formazione provinciale. Cosa voglio dire? Dal punto di vista del centro di formazione, la nostra idea è di occuparci più prettamente di formazione e didattica specifica, e all'interno invece della fondazione faremo due attività sostanziali. Faremo la gestione delle attività extradidattiche, in modo particolare, per essere chiari, la gestione del convitto di Vallesana e tutta la parte di internazionalizzazione, cioè tutti i progetti Erasmus verranno gestiti dalla fondazione come il convitto. L'altra vicenda che sarà gestita dalla fondazione saranno sostanzialmente tutti i catering istituzionali e anche il rifugio EITA che abbiamo cominciato quest'estate per la prima volta verrà gestito dalla fondazione. La presentazione di Valtellina Formazione è avvenuta presso la sede di Sondrio del PFP, nelle vesti di padroni di casa il presidente Ettore Castoldi e il direttore Evaristo Pini, per ENAIP Lombardia il presidente Giovanni Battista Armelloni, il direttore generale Tarpini e Giovanni Colombo, responsabile della sede ENAIP di Morbegno, nonché componente del CDA di Valtellina Formazione insieme a Valeria Zamboni e al presidente Erminio Tognini, che sottolinea il ruolo anche sociale dell'iniziativa, volta a contrastare il rischio della dispersione scolastica. Dalla dispersione scolastica cosa succede? Se un ragazzo finisce a metà la scuola, nel senso che non sarà mai, cioè sarà sempre né carne né pesce, come si suol dire, e possibilità di lavoro molto scarse, se non fare il manovale, il maguit come dicono a Milano, purtroppo, o emigrare, ci sarebbe anche un risparmio, perché se un ragazzo si realizza qualsiasi lavoro che riesce a fare, non è sulle spalle della società. Un progetto ambizioso per questo territorio, perché noi vorremmo, oltre alla gestione dell'ordinario, insieme provare anche a sperimentare delle forme nuove dal punto di vista della formazione. Penso ad esempio a tutto il settore degli ITS e degli FTS, piuttosto che sulle questioni legate all'appuntamento fondamentale delle Olimpiadi del 2026, dove noi vorremmo sperimentare forme nuove di formazione per i ragazzi. L'altro elemento su cui vorremmo provare a dare qualche risposta è anche legato ai temi della formazione continua e della riqualificazione, nel senso che noi viviamo in un territorio come quello lombardo, dove a fronte di 100 disoccupati ci sono 83 posti di lavoro che non trovano risposte e soluzioni. Sicuramente lo strumento della formazione anche per gli adulti diventa uno degli strumenti per cercare di risolvere questo tema, e la Valtellina per noi diventa un luogo dove provare a sperimentare anche elementi di innovazione in questo senso. Formazione a 360 gradi, dunque, di cui il Vallesana di Sondalo deve essere un hub prezioso, ospitando attività disparate con un occhio importante rivolto anche all'internazionalizzazione. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi migliori di poter fare esperienze all'estero, e viceversa i ragazzi dell'estero che vengono già qua attraverso Erasmus fare esperienze, ma più formative direttamente in azienda, non solo
i 15-20 giorni che stanno da noi in una maniera non intensiva, vorremmo portarli nelle aziende. Anche sottolineato, vincente dovrà essere una stretta connessione tra una realtà della formazione e il fabbisogno che hanno le aziende del territorio che esprimono. Sì, ci piacerebbe moltissimo consolidare ulteriormente un rapporto di relazione che noi già abbiamo da molti anni con il tessuto produttivo di questo territorio, e siamo certi che questa opportunità in più che noi diamo potrà essere, come dire, un elemento aggiuntivo che anche per dare delle risposte al tema dei fabbisogni nuovi che le imprese hanno in prospettiva. Obiettivo: creare una sinergia più efficiente e più funzionale al fabbisogno del territorio. Esattamente, creare una sinergia che guardi un po' avanti, perché nel prossimo quinquennio avremo un calo significativo demografico, e quindi se non saremo in grado di creare opportunità e un'offerta formativa più attinente alla realtà, probabilmente non avremmo neanche tante iscrizioni, o comunque la fascia di ragazzi che fino adesso ha trovato soddisfacente questo tipo di formazione, se non sappiamo adeguarci e dargli un'offerta formativa all'altezza, non verrà più da noi, e quindi perderemo significativi numeri e risorse, e quindi viene meno la nostra ragione d'essere. Quindi noi dobbiamo anticipare queste situazioni e offrire, grazie soprattutto in questo senso all'esperienza un po' più allargata che ha INEP, corsi e indirizzi del futuro, sostanzialmente, già programmarli adesso.